Non è la prima ondata e forse non sarà l'ultima. Il grande caldo, che aveva già fatto capolino all'inizio del mese, è tornato a turbare il sonno dei pescaresi. Oggi e domani sono considerati giorni da bollino rosso, con i disagi e i rischi che le alte temperature comportano, in particolare per gli anziani e per le persone affette da determinati tipi di patologie. La sensazione di caldo forse oggi è meno opprimente di ieri. L'afa in parte si è ritirata, tuttavia l'alto tasso di umidità rende ugualmente insopportabili temperature anche inferiori alle precedenti. Il comune ha già attivato un piano contro l'emergenza caldo, in particolare mettendo a disposizione dei numeri verdi da chiamare in caso di necessità, soprattutto per le persone sole o per gli anziani. Proprio per dare una mano a tutte quelle persone che hanno bisogno e che nelle ore più calde hanno delle difficoltà perché sono sole o per qualsiasi altro motivo non possono uscire. Noi abbiamo la Protezione Civile Valtrigno di Montesilvano, abbiamo la Humanitas e poi abbiamo gli uffici delle politiche sociali con un numero, ognuno di loro ha un numero diverso che è scritto nel volantino e nel sito del comune, dove qualsiasi cittadino può chiamare. Il servizio è mattina e pomeriggio. Quest'anno, diversamente dall'anno scorso, abbiamo inserito anche il sabato e la domenica. Questo servizio va soprattutto a quelle persone che hanno necessità di essere accompagnate a fare una visita ambulatoriale in ospedale o comunque da un medico curante. Necessità di andare in farmacia a comprare i farmaci di cui necessitano e di in qualche modo essere aiutato qualora hanno dei malori per il caldo. Per esempio un cittadino anziano che invece non è proprio in grado magari di uscire o comunque uscire con il caldo, per lui non è consigliabile. Qualcuno può occuparsi anche della spesa? Certo che sì, il numero di telefono che è a disposizione, quindi tutta la settimana dal lunedì alla domenica e dalla mattina alle 8:30 all'1:30 e dalle 3 alle 18, quindi tutti i giorni, il cittadino può chiamare, può essere accompagnato a fare la spesa o addirittura gli fa la lista della spesa, glielo comprano e glielo portano direttamente domiciliare a casa. È un servizio gratuito? Servizio completamente gratuito, assolutamente nessuna fascia di reddito. Qualsiasi cittadino che ha bisogno può chiamare quei numeri.